stiamo andando in un posto per vedere molti animali che però non si possono toccare e non si possono soprattutto disturbare. Possiamo avvicinarci agli animali, però non possiamo giocarci. Siamo sull'isola di Floreana, l'isola del bel tempo e del brutto tempo. Adesso siamo sulla spiaggia del bel tempo, ma prima eravamo nella spiaggia del brutto tempo. Bimbi, lo sapete perché queste tartarughe marine sono così vicine alla costa, così vicine alla spiaggia? Per mangiare. Per le uova, hai detto tu? È giusto, per le uova, perché queste tartarughe usciranno di notte e andranno a deporre le uova su quelle macchie verdi sulla spiaggia. E sono qua così vicine perché non vogliono che i maschi le riacchiappino. Quella tartaruga lì, prima di arrivare qui, si stava già accoppiando. Come l'ha già fatto una volta, adesso basta, vuole andare a deporre le uova tranquilla. Le tartarughine, appena nascono, quando si schivano le uova, devono fare tutto questo tratto di spiaggia per arrivare all'acqua. Hanno un istinto naturale che automaticamente le porta verso il mare, però questo tragitto è pericolosissimo perché è pieno di predatori, sono molto piccole e possono essere prese per esempio da dei falchi o da altri uccelli. E anche quelle che arrivano in acqua comunque possono essere predate da animali, da pesci, anche da squali e da altri animali.